Presidente Pietro Cupa, per la prima volta la Fondazione Neuromed organizza un convegno sì con l'Ordine dei giornalisti e dei medici, inserendo però anche gli avvocati, proprio per parlare del ruolo di innovazioni tecnologiche come la risonanza magnetica funzionale diano un contributo in un procedimento penale. Ma intanto bisogna ringraziare l'Ordine dei giornalisti, che è sempre sensibile ad affrontare nuove tematiche anche più complesse. Siamo in un momento particolare, si parla di intelligenza artificiale, quindi chiaramente a mio avviso vanno anche viste quelle che sono le innovazioni tecnologiche, se e quando possono dare un contributo in ambito specifico per quanto riguarda anche la giustizia. Non è semplice, indubbiamente, ma l'obiettivo è quello di mettere insieme professionalità diverse, esperienze diverse, per avere sempre una coscienza e una conoscenza più ampia e più vasta possibile, che possa aiutare a comprendere meglio quello che succede intorno a noi. Quello di oggi è un evento importante perché getta le basi per la giudiziaria, ma anche per norme di cultura generale. Ad esempio, oggi abbiamo scoperto che molte notizie che noi leggiamo su internet e che dovremmo filtrare, che dovremmo approfondire meglio anche sul concetto di droga leggera, anche su alcuni concetti relativi alla stessa predisposizione umana, alla violenza ad esempio, ecco, vanno calmierate. Quindi vanno adottata la terminologia giusta, onde evitare di divulgare, di diffondere notizie false o parzialmente false.